essere più numerosi a questa chiusura dell'anno scolastico. La chiusura di quest'anno coincide con la chiusura del quadriennio olimpico. In pratica il ciclo olimpico si concluderà con a Rio e da settembre prossimo poi faremo nuove elezioni, ci saranno per il rinnovo di tutte le cariche. E questo è stato un anno importante, ancora più importante se lo mettiamo nel contesto del quadriennio. È stato un quadriennio molto importante, un quadriennio che ha visto i Raggetti ritornare sul podio. Ci eravamo fermati nel 2000 con una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney con un nostro atleta, poi dopo c'era stato un blackout. Ci eravamo fermati e adesso finalmente siamo ripartiti. Abbiamo vinto dei titoli italiani, seppure con i nostri bambini, con i ragazzini piccoli, sono under 14, la maggior parte dei nostri ragazzi hanno quell'età. Però abbiamo un vivaio grande, si vede che ci sono tanti bambini e quindi l'anno prossimo poi si riprospetterà una nuova organizzazione e continuare a lavorare come abbiamo lavorato quest'anno e anche negli anni passati. Non ci siamo fermati soltanto all'attività agonistica, un'altra cosa importante per il Circolo Raggetti è stato quello di andare in più direzioni. Abbiamo fatto sì che dei nostri ragazzi diventassero maestri, tecnici di primo livello, tecnici regionali, tecnici nazionali. Siamo entrati come arbitri e ci siamo prospettati anche come con due ragazzi che hanno fatto il corso da arbitro, altri tre come competitivisti. Abbiamo avuto dei tecnici delle armi, ma adesso un riepilogo veloce di tutte queste attività e di tutte queste direzioni in cui ci siamo dedicati, lo vedrete in questo piccolo filmato. Dopodiché daremo poi salutiamo il presidente, ci dirà qualcosa il presidente del quartiere e vabbè, a dopo. Al presidente del quartiere che come sempre è di casa, qui si viene sempre a salutare. Vorremmo ricordare che oggi abbiamo due amici in più e sono i figli dell'avvocato Bruno Zavagli. L'avvocato Bruno Zavagli è stato colui che ha realizzato questa palestra nel 75, è stato un importante uomo di sport. È stato consigliere della Fiorentina Calcio, mi pare, se non sbaglio. È stato molto importante nell'automobilismo, ha realizzato parecchie cose. Nella scherma ha disimpegnato parecchi incarichi e poi, non da ultimo, è stato presidente di questo circolo per circa un trentennio. Insomma, ecco. Quindi facciamogli un applauso di saluto. Buonasera a tutti, vi rubo poco tempo e mi pare davvero le immagini che abbiamo visto, grazie all'impegno del presidente del Raggetti attuale, di tutti i maestri di Dharma, di tutte le persone che collaborano alla crescita di questo circolo schermistico, credo che davvero i risultati ottenuti fanno paura, primi, qualche secondo posto, ma insomma un successo davvero importante. E credo anche l'altro numero che mi pare il Circolo Raggetti ha 98 anni, eh? No, 108. 108. 108.
quindi diciamo c'è una storia grande, ma c'è anche un futuro, credo, grazie al lavoro di questi ragazzi, degli atleti, di noi genitori. Io non ho figli a Reggetti, però anch'io ho figli da altre parti, insomma, in altre discipline sportive. Credo che al di là poi del risultato, perché credo, ragazzi, mi piace parlare anche un pochino a voi, no? Quasi da genitore, anche se non sono i vostri genitori. Si vedono i campioni, no? Il presidente Cigna ci ricordava che ci saranno degli atleti, andranno alle Olimpiadi e magari qualcuno di quelli delle Olimpiadi avrà incrociato l'arma anche con qualche ragazzo dei Reggetti qualche anno fa. Nel 2000 ci sta una medaglia di bronzo olimpica dal Reggetti. Forse io spero che tutti voi andiate alle Olimpiadi domani, no? Però credo che in tutti gli atleti che sono passati da questo ciclo di scherma siano diventati capaci di andare alle Olimpiadi, sia che magari si sono fermati a vincere qualche torneo, sia rimasto però l'importanza di aver capito attraverso lo sport tante regole importanti per la vita: il rispetto per l'avversario, la sportività, lo stare insieme, festeggiare insieme e davvero anche gestire a volte la sconfitta, perché non sempre si vince, no? Allora poi è importante, credo, se si pensa alla scherma, no? Come anche uno sport un po' d'elite, noi stiamo in un quartiere popolare, si riesce a fare scherma in un quartiere popolare e lo si fa anche con dei risultati agonistici importanti, perché è una principessa il Circo dei Reggetti, non è una Cenerentola del quadro italiano. Allora io credo che questo vi debba rimanere in maniera forte nella vostra vita. L'orgoglio di dire: io ho imparato anche a vivere attraverso lo sport, a scuola, in famiglia, ma anche l'esperienza che ho fatto alla palestra Reggetti è un'esperienza che mi ha costruito come atleta, come persona adulta. Ecco, io l'augurio più bello credo che si faccia a fine stagione, no? I risultati sportivi possono anche essere, come dire, un anno più favorevole, un anno meno favorevole. Quello che credo rimane è l'esperienza che io faccio in pedana, in palestra, di fatica, di sudore, ma anche di capire certe regole. La scherma è uno sport importante per le regole e il rispetto dell'avversario, e questo credo ci debba rimanere, vi debba rimanere per tutta la vita. E quindi di questo credo si debba ringraziare, dal presidente fino, diciamo, a tutti insieme, perché è questo, credo, il vero ruolo dello sport fatto, diciamo, in una palestra come questa. E permettetemi di dire, i risultati vengono, si vince, ma l'importante è imparare a vivere, perché la vera vittoria è quella della vita. Quindi io ringrazio molto dell'invito, auguro a tutti anche buone ferie, perché si può andare anche un po' in un ferie. Bene, però ecco, questo è importante: non guardate solamente alla Coppa d'Oro, esclusa per le atlete, ma guardate anche ai valori che avete imparato e che state imparando in pedana. E queste credo sono le cose che poi rimangono anche quando uno smetterà di tirare di scherma. Grazie. Grazie al presidente del quartiere, grazie anche al segretario dell'associazione dei veterani che è venuto a trovarci anche lui, e gli chiediamo di venire qui, di scendere da sotto per le proiezioni. Adesso per tenersi di leggere il traffico è diretto essenzialmente per fare le premiazioni, però prima di questo però darei anche la parola al presidente dell'associazione veterani sportivi, no? Sì. Quindi un secondo solo per dire che i ragazzi che fanno scherma hanno qualcosa in più, ma non sulla scherma, nella testa. Noi come veterani abbiamo premiato 3 ragazzi di questo circolo non solo per il risultato sportivo,
ma per il risultato scolastico. Qualcuno l'ho visto prima, c'era anche un 10 all'esame di terza media. Bene, le borse di studio da 500 euro fino a quelle più piccole, a bambini che si può dare 500 euro, ci sono anche quest'anno. Quando ritirate le pagelle a scuola, contattate il presidente, io sono sempre a disposizione. I risultati lo testimoniano e quindi quell'enzima in più che c'ha lo schermidore, come si diceva prima con Gentile, che li vedo da quando io avevo i capelli e lui li aveva neri, ecco, e quell'enzima in più, specialmente quello dei mancini, non c'è sport veramente che porti dei risultati scolastici significativi come quelli della scheda. Complimenti a tutti, buona estate. Ringraziamo Paolo per queste parole che ci ha detto. Noi saremo sicuramente presenti sia come risultati e sia per i risultati scolastici. Lui oramai l'ha detto, sicuramente due o tre dei nostri ragazzi saranno premiati. Poi voglio dire un'altra cosa, quindi tutti quanti qua voi. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa più dello scorso anno. E sicuramente il prossimo anno faremo qualcosa più di quest'anno. Questa è la nostra ambizione. Noi dobbiamo puntare sempre in alto se vogliamo arrivare. Dobbiamo ringraziare lo staff tecnico qui presente, ma il ringraziamento più importante va al presidente, che non ci abbandona mai ed è fisso qui dalla mattina alla sera. Io farei un applauso al presidente. A me non fanno nulla. Se non ci sono i dirigenti non si va avanti, quindi noi siamo contentissimi perché abbiamo uno staff dirigenziale che ci collabora, ci aiuta in tutto e per tutto. Noi possiamo solamente stare in pedale, tutto il resto è compito dei dirigenti. Grazie. Allora, grazie anche a te. Sono estremamente d'accordo con quello che ha detto il maestro Gentile, faccio un ulteriore ringraziamento che è comunque anche ai genitori che fanno tanti sacrifici per portare i ragazzi a lavorare. Un ringraziamento ai ragazzi che non riescono a gestirsi e ai nonni che li portano assolutamente. Con l'ultimo atto prima delle premiazioni salutiamo la Giuliana che è ritornata. Allora, prima ci sarà la premiazione dei ragazzi delle varie categorie e delle categorie, diciamo, che hanno fatto tornei. E poi ci sarà la famosa festa delle torte e premiare le torte più buone, più belle, più originali, dove i giudici sono stati imparziali e quindi ve ne accorgerete veramente della nostra grande abnegazione. Nel torneo col fioretto di plastica si è classificato prima Nicolò Morabito. Merito Leonardo e Tommaso. Tommaso Gargiani. Leonardo, maestro, quale Leonardo? Ce ne sono due. Allora abbiamo Leonardo Abate. Non te ho. Chi è Abate? È lui. Daniela. Chiamiamo tutti quanti gli altri bambini che hanno partecipato, allora, con il fioretto di plastica, tutti quanti qua, via! Sì, Lorenzo.
Andrea, Carolina, dai, tutti ragazzi, Giulio, vieni, dammi Giulio, dammi. Grazie, scusate il ritardo, sono un po' profilato. Questo è il periodo delle chiusure di fine anno, così è bello esserci perché insomma, si festeggia un anno andato bene, si festeggia un anno ricco di successi, di iniziative, di manifestazioni, di ragazzi che si sono appassionati allo sport. Questo è un luogo direi unico in questo genere a Firenze, perché è la vera palestra, il vero palazzetto. Quando si parla di palestra c'è sempre Tellesi che si spavano da morire perché dire, no, quello non è una palestra, è un palazzetto. Effettivamente è un palazzetto di scherma costruito per la scherma, in cui si apprende questa fantastica arte, forse è più di uno sport, è proprio un'arte, e si fa col sorriso, con la partecipazione, con la voglia di far vivere anche questi luoghi. Era poco più di un paio di mesi fa che eravamo di fronte al palazzetto, infatti mi confondo anch'io a chiamare la palestra. Qui di fronte per l'inaugurazione del casottino degli anziani e del nuovo campetto di calcio. E la Raggetti c'era, come la Raggetti c'è a ogni festa dello sport, come c'è in ogni occasione messa a disposizione dal comune, dal quartiere, per promuovere l'attività sportiva in genere e per promuovere l'attività sportiva in particolare della scherma. Quindi è un altro anno ricco di soddisfazione, tanti ragazzi si sono imposti nei vari campionati. Mi arrivavano sempre i messaggini o di Massimo, o di Nando, del maestro, e mi dicevano abbiamo vinto anche questo, e questo evidentemente vuol dire che c'è un ottimo lavoro di base, c'è un ottimo investimento sui giovani e sui giovanissimi. Quindi viva la Raggetti, viva Firenze, viva la scherma e grazie a tutti. Il primo classificato, eccoci. Eccola, bravi. E le medaglie a tutti, perché le medaglie ci sono per tutti. Non tanto voi. Questi ragazzi sono impegnati tutto l'anno, da quando sono arrivati qui, col fiorettino, quel fioretto di plastica, e piano piano anche a lui, via. Chiacchieroni come sempre. Quella bambina che ha fatto lo show prima, dov'è? Eccola. Vieni qua a te, presidente, permetti, poi la pago io. No. Sì, quello non si raggiunge. Un applauso a questa. E un altro anno prendiamo le più grosse, mi raccomando, più belle di quelle. Ok, a posto. A posto, via. Prima è classificata Ginevra. Ginevra. Seconda Camilla. Lorenzo Neri. Questi sono più grandi, hanno già il fioretto, quello vero, quello elettrico, in altre parole di ferro, acciaio puro. L'assessore allo sport e presidente del quartiere premiano. Speriamo di vederli presto a fare altre nominazioni. Basta invitarli, che non sempre vengono perché c'è da fare. Comunque io gli rompo le scatole, non crediate che mi vergogni. Più grandi, quindi è una categoria già che comincia a essere importante, perché queste sono le prime dame. Camilla, Ginevra, Neri, scendete. Prima classificata Andrea Coppi. Secondo Tommaso.
pari meriti. Abbiamo Nicolò e Viola. Queste prime dame sono riuscite ad andare a vincere anche nel Veneto. Invece di portare una cassa di prosecco e hanno vinto il premio prosecco, non hanno portato nulla. I genitori si sono tenuti a casa, hanno fatto finta di nulla. Sono andati a Baldoviadene, no, a Montebelluna. Capito? Premi anche sempre presidente del quartiere. Tutto balli e problemi a tutti. Tu alzate al cielo la gloria. Però Viola stai su. Bravo. Le medaglie, dai Tommaso. Un applauso per questo. Eravamo indecisi tutti, però a un certo momento bisogna dare una classifica. Quindi la più bella, c'era due o tre belle veramente, lì è stato difficile. Comunque la più bella alla signora Alessandra. Sul podio è anche una bella signora, quindi la più bella è una bella signora. Le signore sono tutte belle, le mamme dei ragazzi della scherma, non ce n'è una, è bella. Sopra, figuriamoci. Che poi l'assessore vuole anche il bacio, non lo so, ma insomma. Adesso io sono un uomo di mondo. Allora, passiamo alla più originale. E la più originale veramente c'era... Insomma, era veramente originale. Chiarucci! Effettivamente poi si andrà a vedere, ma era anche buona, oltretutto, però tutti non si possono dare. Poi c'è quella, veramente l'abbiamo assaggiata tutte veramente abbondantemente, è quella più buona, Dori. Quella più buona, la signora Dori. Veramente era squisita, ve l'assicuro. E qualcuno si è reclamato con me perché l'ho presa 3 o 4 volte, insomma. Allora, però il prossimo anno, siccome torneranno poche, invece è 10 o 12, facciamo una ventina, che rimangano anche il giorno dopo. Ma